con Federico Barba ad analizzare una sconfitta ma anche una grandissima prestazione dell'Empoli all'Olimpico. Sì, è chiaro che possiamo dire che c'è un po' di rammarico, perché comunque siamo stati sempre in partita, abbiamo creato occasioni e potevamo ottenere qualcosa in più, però chiaramente è andata così, il periodo va così e noi dobbiamo assolutamente puntare la prossima settimana a farne un'altra di grande prestazione per portare a casa i 3 punti. Andare a giocare col Pescara dopo questa prestazione, dopo il secondo tempo col Napoli, la fiducia è tanta, manca forse l'unico, solo il gol, ma oggi solo un grande Szczęsny ce l'ha impedito. È vero, c'è veramente grande fiducia, penso, e ci deve dare morale appunto la prestazione e il secondo tempo di Napoli. Quindi dobbiamo arrivare carichi e positivi per poter sbloccare subito la partita. A livello personale sei tornato in campo, la tua prestazione l'hai fatta a Roma, cosa ti aspetti da questo finale di stagione? Beh, mi aspetto sicuramente la salvezza, è chiaro che ogni giocatore ambisce poi a giocare, quindi insomma sarei felice di poter aiutare appunto la squadra a raggiungere questo obiettivo. Federic, si tornava dopo la sosta in uno stadio difficile, l'Empoli esce senza punti ma con tante certezze. Sì, senza punti, però dopo la sosta secondo me la squadra ha lavorato bene, siamo venuti qua, abbiamo fatto delle belle cose, quindi dobbiamo andare avanti così e tirando il positivo fuori e imparando magari degli errori che abbiamo fatto. La prossima settimana arriva ad Empoli il Pescara, ci si arriva dopo 2 prestazioni importanti, il secondo tempo col Napoli, quella di oggi, per andare a cercare quel risultato che tutti si aspettano. Sì, certo, anche oggi abbiamo cercato di fare il risultato, come sempre, non siamo mai usciti fuori per come si dice, per gestirci o qualcosa, quindi noi dal primo allenamento andiamo fuori a allenarsi per prepararsi al meglio per la prossima partita.